vorrei partire con la lettera di Giovanni, primo Giovanni 1, dall'1 al 4. E Giovanni era probabilmente la persona che capiva più degli altri la grazia di Dio. E usiamo un attimino la sua persona per sviluppare questa cosa meravigliosa che si chiama grazia. Non c'è nient'altro. Noi ricordatevi una cosa, che noi non siamo, l'unica cosa che ci differenzia dalle altre religioni è la grazia. L'unica. Tutte le altre religioni hanno un Dio che ti chiede di fare qualcosa così che lui possa fare qualcosa per te. Tutte le altre religioni sono basate su un contratto. Tu fai qualcosa, lui fa qualcosa. Il cristianesimo è basato su un patto, è una promessa, dove Dio ha fatto che a te piaccia o no, che tu partecipi o no, che tu faccia qualcosa o no, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo. Non ti ha chiesto il permesso, non ti ha detto di fare qualcosa, non ti ha detto di meritartelo, non ti ha detto di acquistarlo, non ti ha detto di fare niente, ti ha detto soltanto di fare che cosa? Crederci. È quella la differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni. Il cristianesimo è basato sulla grazia ed è per quello che è così importante. Giovanni dice: Cristo esisteva fin dal principio, eppure io l'ho udito e visto con i miei occhi, l'ho contemplato, le mie mani l'hanno toccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni ti sta parlando di un qualcosa che ha vissuto, ok? E questa è una cosa che potrei dirvi io l'ho passato, nel 1982 ero a poche ore dal suicidio, schiacciato dalla depressione. Avevo già deciso di farla finita il giorno dopo. Mi hanno portato per sbaglio, per Dio incidenza, mi hanno portato in una chiesa dove per la prima volta ho ascoltato il messaggio del Vangelo di Cristo, il vero messaggio del Vangelo. E in quel momento io ho toccato la verità di Cristo. È inutile, sai quanti atei, quanti musulmani, quante persone vengono a cercare di dissuadermi, a cercare di convincermi di non crederci. È troppo tardi. Mi ha salvato la vita, come diceva il cieco. Io non lo so chi è, so soltanto che prima ero cieco e adesso ci vedo. Quindi vi posso parlare perché io l'ho toccato. Sono stato io con un demone della depressione che mi stava uccidendo, che mi stava mangiando il cervello, che io dormivo con la 9 mm sotto il cuscino e non volevo uscire di casa. L'ho toccato io quando il giorno dopo mi sono svegliato e tutto un tratto per la prima volta in mesi ho sorriso. L'ho toccato io. Quindi Giovanni dice: egli che è vita si è mostrato a me, io vi garantisco di averlo visto, ve lo annuncio, parlo di Cristo che è vita eterna. Egli era con il Padre, ma poi mi fu fatto conoscere, e ciò che ho visto e udito lo annuncio anche a voi, perché voi possiate essere in comunione con me, come io lo sono col Padre e col Figlio suo, Gesù Cristo. Vi scrivo queste cose in modo tale che la vostra gioia possa completare la mia. In altre parole, il motivo per cui io faccio quello che faccio è sì per voi, ma è anche per me. Perché quando io riesco a trasmettere il messaggio della grazia e in qualche modo riesco a vedere i volti che si aprono, che capiscono questo messaggio, per me la vita è il motivo per cui io vivo. Quello che io, la mia missione nella vita è proprio quella, è quella di restaurare l'immagine di mio Padre nel mondo. Un'immagine che è stata distrutta da un concetto di religiosità sbagliato, menzognero, demonico, dove Dio richiede da te qualcosa perché lui possa in qualche modo risponderti. Questo non è vero, non è mai stato vero, non sarà mai vero. Giovanni 3,16 non dice: poiché il mondo ha tanto amato Dio, che Dio si è sentito in dovere di fare qualcosa. No, dice poi che Dio ha tanto amato il mondo, che non ti ha chiesto niente, non ti ha chiesto il permesso. Dice: io, ma io non me lo merito. Eh no, ma neanche io. Nessuno se lo merita. Questa è la differenza, questa è l'immagine di un Dio che ti ama, che tu sia bello, brutto, cattivo, giovane, vecchio, ricco, povero, bianco, nero, verde, a pallini rossi, non importa chi sei, Dio ha tanto amato il mondo. Amen. E il messaggio base di quello cos'è? È semplicemente grazia. Perché se non si riesce a capire la grazia, non potremo mai capire Cristo, non potremo mai capire Dio. Quindi,
Iniziamo, Giovanni. Il nome Giovanni nell'ebraico originale è il nome Yohanan. Yohanan, grazie. Yohanan vuol dire Yah, da grazia. Yahweh, noi l'abbiamo chiamato Geova, Yahweh, ma il nome di Dio è Yah. È un respiro, è Yah. Si chiama Tetragrammon. E il nome di Giovanni è Yah da grazia. Yah da grazia. Quindi nel suo nome già c'è il concetto della grazia. Per cinque volte Giovanni si dichiara il discepolo che Gesù amava. E io quando prego sempre: papà, io sono il figlio del tuo prediletto. E le persone mi guardano come: come fai a dire così? È facile, guarda. Io sono il figlio prediletto di Dio, vedi come faccio a dirlo? No, ma non lo puoi dire. Guarda, io sono il figlio prediletto. Se lo vuoi dire anche tu, ma dillo anche tu. Dio non ha mica un prediletto, ma io sono, come Giovanni diceva, il discepolo che Gesù amava, io sono il figlio prediletto di Dio. Quindi vado, quando vado da lui, vado dal mio padre, da mio papà, da mio Abba. Non vado da una divinità distante, impersonale, eccetera. Quindi per ben cinque volte si dichiara. Poi Matteo capisce, guardate il numero 5 perché è importante. Matteo capisce la grazia. Nella genealogia di Cristo ci sono cinque donne che hanno bisogno di grazia. Ve ricordate? Tamara, chi era? Tamara era la nuora di Giuda, che si è vestita da prostituta per intrappolare il suocero per avere un figlio. Non è che sia una cosa tanto carina, vero? Ok, a Giuda non è dispiaciuto, però non è che sia una cosa... Okay. Poi c'è Rahab cos'era? Rahab faceva la prostituta di professione a Gerico. Poi chi c'era? C'era Ruth. C'era Ruth che era una moabitessa, Moabita. Era una moabita, faceva parte di una tribù che era stata maledetta da Dio, era la figlia di era la discendente di Lot, che si era accoppiato con le sue figlie in uno stato di ubriachezza ed era partita questa. Quindi una tragedia, una cosa. Poi c'è la quarta, che la Bibbia non la nomina neanche. La chiama quella che era di Uria, che noi sappiamo è Bathsheba, era la moglie di Uria, che Davide l'ha vista, l'ha mandata a chiamare per fare uno studio biblico in profondità, e quindi c'è uscito un ragazzino, poi Davide, insomma una catastrofe. E la quinta che è Maria, che anche lei aveva bisogno di grazia, perché? Perché era una ragazzina nei pasticci. Perché quando tu hai 14-15 anni, forse anche 13, e devi dire al tuo futuro sposo: sono incinta ed è stato lo Spirito Santo, hai bisogno di grazia, no? Mi sembra. E quindi anche lei aveva, quindi 5 donne, di nuovo numero 5. Il quinto giorno della creazione, Dio crea la vita animale, il quinto giorno. Il quinto figlio di Giacobbe è Issacar, che è nato da Lea, che vuol dire stanca. Lea, c'è nessuno che si chiama Lea qui? Ok. Lea era la moglie che Giacobbe non amava. Lea era la moglie che era stata infilata a Giacobbe quando, in un momento di ubriachezza, il padre Laban ha detto: io ho sta figlia che non la vuole nessuno, ma tanto quello ubriaco come una puzzola, gli metto nella tenda lei invece di Rachele, lui non se ne accorge. E una volta che il fattaccio è fatto, l'ho beccato. Difatti succede così. E Lea, insomma, lunga storia, ma Ruben, che è il figlio di Lea, trova delle mandragole che è una radice afrodisiaca, trova delle mandragole. Lea dice: ah, che bello, hai trovato le mandragole. Arriva Rachele, che è la moglie preferita di Giacobbe, e gli dice: dammi le mandragole che io voglio vedere un pochino cosa, di svegliare un pochino Giacobbe. E Lea dice: ok, io ti do le mandragole, però stanotte mi fai dormire con mio marito, che sarebbe anche il tuo marito, che sono...
E allora, immaginate se cioè, abbiamo bisogno di grazia o no, non so, perché noi leggiamo la Bibbia così, no? Ma questi sono una manica di disgraziati, una manica di peccatori, dal primo all'ultimo. E allora Lea, Giacobbe ritorna dal lavoro, lei gli va avanti e gli fa: ti ho preso in affitto stasera con le mandragole che ha trovato tuo figlio Ruben. E Giacobbe, poverino, lui non aveva problemi, come Giuda del resto, come dice, ok, va bene, per me va bene, e ci scappa Isaccar. Il quinto figlio è Isaccar. E il nome Isaccar vuol dire: Dio mi ha dato la mia ricompensa. Dio mi ha pagato anche se ho sbagliato. Dio mi ha ricompensato anche se ho peccato. Giovanni 5, Betesda. Cinque portici, il nome Betesda è il nome ebraico Bet Chesed, che vuol dire casa della grazia, Bet, casa, Chesed, grazia. Quindi Gesù arriva in questo posto e in qualche modo ci deve essere un messaggio che ci parla della grazia, perché se no non ogni parola, ogni definizione nella Bibbia ha un suo significato. E quindi Bet Chesed, perché Gesù va in questa casa della grazia a guarire un paralitico che è lì da 38 anni? Perché la grazia è proprio quella. La grazia cosa fa? Gesù arriva e praticamente a noi ci è stato insegnato che è la fede che muove la mano di Dio, vero o no? È la fede che muove la fede, la mano di Dio la muove l'amore di Dio, non la tua fede. La tua fede rende il tuo cuore pronto a ricevere quello che Dio ha già fatto. Ma la tua fede non muove la mano di Dio, perché se la tua fede muovesse la mano del mio Dio, io il mio Dio non lo voglio. Perché tu lo controlli? E se io sono un contadino, ho bisogno che piova, e tu invece vuoi andare a vedere la partita e preghi e dici: Signore, non fai che non piova. E controlli la fede, controlla Dio, e Dio mi guarda e dice: Mario, io volevo far piovere, però mi hanno chiesto di non far piovere, scusa. Siamo arrivati alla frutta, siamo impazziti. La fede dell'uomo muove la mano. No, è l'amore di Dio che muove la mano di Dio. È l'amore per te che muove la mano di Dio. Dio ti guarisce anche se non te lo meriti. Dio ti salva anche se non te lo meriti. Dio ti benedice anche se non te lo meriti. La tua fede non fa niente. La tua fede rende soltanto il tuo cuore pronto a ricevere quello che Dio fa. E quindi lui arriva nella casa della grazia, scende e trova uno che è lì da 38 anni, paralizzato. Ed la Bibbia ci dice che c'è una moltitudine di malati. Quindi immaginate di Gesù che cammina, scusa, permesso. Arriva da questo qui che non gli ha chiesto niente e gli dice: vuoi essere guarito? Non gli ha chiesto niente! È come adesso tu qui stasera, se tu non sei ancora cristiano, se tu non hai ancora accettato l'offerta di Cristo, stasera Dio ti sta dicendo: vuoi essere salvato? Ma non me lo merito, ma non ti sto chiedendo se te lo meriti o no, ti sto chiedendo: vuoi essere salvato? Perché se dici sì, ti salvo, se dici sì, ti guarisco. E guardate la grazia a che punto, a che estremi arriva. Il paralitico cosa dice? Fa una dichiarazione opposta alla fede. Non dice: sì, voglio essere guarito, Signore, nel nome di Gesù, nel tuo nome, alleluia, io credo, Marco 11:23, alleluia, io credo di... No, fa l'opposto. Dice: no, io non ho un uomo che mi può portare nell'acqua quando l'angelo muove le acque. Quindi tu non mi puoi aiutare. Quando leggete la Bibbia, leggetela con gli occhi aperti. Questo fa una dichiarazione di dubbio, non di fede. Tu non mi puoi aiutare, perché non c'è, io non ho un uomo, tu non mi puoi aiutare. E Gesù gli dice: ok, visto che non ci credi, allora rimani paralitico, e se ne va. Vero? No. No, cosa dice? Prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. Non solo, ma quando i farisei lo trovano e gli chiedono, da buoni religiosi, non gli interessa il fatto che quello è stato guarito, gli interessa il fatto che è stato guarito di sabato. Che di sabato non si può fare, il lunedì dalle 3 alle 4, il giovedì dalle 5 alle 7, ma non di sabato.
E i religiosi gli chiedono: chi è che ti ha guarito? Questo non sapeva neanche chi era Gesù. Ma non lo so. Vi rendete conto della sovranità della grazia? Gesù arriva, ecco perché la chiama Bethesed, la Betesda, la casa della grazia, perché ti vuol dare un messaggio, ti vuol far capire che tu nella grazia non c'entri niente. Non te la devi meritare, non te la devi... È chiaro che più credi, più preghi, più... è chiaro, più prepari te stesso all'incontro, e non sto dicendo di non farlo, ma sto dicendo che la grazia nel senso di un qualcosa che tu ti devi meritare non esiste. È un qualcosa che ti viene data perché Dio è buono, non perché tu te la meriti. E Cristo va a guarire quel paralitico non perché lui se lo merita, ma perché Cristo è buono. L'unico motivo per cui lo fa. Amen. Quindi, 5, il numero della grazia. Il valore numerico del H in ebraico. Vi ricordate in Genesi 17 che Dio cambia il nome di Abramo e lo fa diventare Abramo. E in italiano c'è la doppia A, ma nell'ebraico originale lui inserisce la lettera H, che praticamente è il suo nome, perché nel patto, quando facevi un patto nel ebraico, ti scambiavi i nomi. E quindi Dio diventa il Dio di Abramo, e Abramo diventa Abrahamo. Quindi il nome di Dio in Abramo e il nome di Abramo in Dio, il Dio di Abramo. Quindi quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore le parla e disse: sono un Dio onnipotente, cammina nella mia presenza e sarai integro. La traduzione dice sì integro, ma non dice sì integro, dice sarai integro. Se tu cammini alla presenza di Cristo non puoi fare altro che essere integro. Se tu cammini alla presenza di un libro, di un'istruzione, di un uomo, di un'istituzione, di una religione, di una dottrina, prima o poi ci puoi contare che fallisci. Ma se tu cammini alla presenza di Cristo, sarai integro. Io stabilirò il mio patto fra me e te, ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Vi rendete conto che Abramo non c'entra proprio niente? Tu diventerai padre di una... Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi ti ha chiesto niente? No, il patto, la grazia interviene e dice: tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni, non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Adesso guardate, Amon Goyi. Goyi sono gli ebraici, gli ebrei chiamano i gentili, li chiamano Goyi, Goyim. Goyi vuol dire gentile, non credente, miscredente, quelli là. E Paolo in Galati 3 dice: riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri, in greco etnos, in ebraico goim. Quindi le due scritture si legano per fede, per annunciare ad Abramo questa buona notizia: e te saranno benedette tutte le nazioni, etnos goim. Quindi vedi che non c'entra niente. Tu puoi essere musulmano, puoi essere indù, puoi essere in tre, puoi essere quello che vuoi. Tutto quello che devi fare è accettare quello che Dio ha già fatto, non te lo devi meritare. In tal modo coloro che hanno fede sono benedetti come il credente Abramo. Chi è il credente? Abramo. La tua fede cosa fa? Riceve soltanto quello che ha fatto Abramo. Ok. La prima menzione della parola grazia, c'è una legge nella Bibbia che si chiama appunto la legge della prima menzione. Quando una parola appare per la prima volta, stabilisce il contesto di quella parola. Per farvi un esempio, la prima volta che la parola adorare appare è in Genesi 22, quando Abramo e Isacco vanno sul monte Moria a sacrificare. Abramo va a sacrificare Isacco, e la prima volta che la parola adorare appare è proprio quando Abramo dice ai servi: io e il ragazzo andremo sul monte ad adorare e torneremo indietro. E il contesto qual è? Il contesto era obbedienza, il contesto era fiducia.
io e il ragazzo andremo e torneremo, non io e il ragazzo andremo e torno io perché lui è morto. Quindi torniamo indietro, la più grande forma di adorazione è fidati di Dio. Va benissimo alzare le mani, cantare, adorare, benissimo, non c'è problemi. Ma se tu veramente vuoi adorare Dio, fidati di Dio. Quella è la più grande forma di adorazione. E quando tu non capisci quello che sta succedendo intorno a te, però sai, dici no, mio padre mi vuol bene, io mi fido di lui. Anche se mi ha chiesto di andare sul monte a uccidere il mio unico figlio, anche se tutto il mio futuro è in quel ragazzo, perché lui mi ha detto che diventerò il padre di tante nazioni, come? Attraverso Isacco. Quindi tutto il mio futuro, tutto il mio significato, tutto il mio destino, tutto il mio scopo nella vita è dentro quel ragazzo. Adesso Dio mi dice di ucciderlo. Anche in quel momento io andrò ad adorare perché mi fido di mio padre. Amen. E quindi dice, ecco, qui è la prima volta che la parola grazia appare. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì. Notate quel verbo ebraico, naam, che vuol dire sospirare con passione. Di aver fatto l'uomo sulla terra se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, io sterminerò, ma... Vedete com'è triste qualche volta la traduzione? Perché quella parola ma non vuol dire sterminerò, ma vuol dire cancellare con l'olio. In altre parole, userò un altro spirito per mandare via quelli sbagliati e ripartire con quelli giusti. Dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo dove stare la netta e le uccelli dei cieli, perché mi pento, stessa parola, naam, sospirare con passione di averli fatti. Ma Noè, il nome Noè viene dalla parola naam, che significa riposo. Noè è l'immagine del cristiano che ha capito la grazia, il riposo, che segue quello che gli dice Dio, che lo capisce o no, Dio ha detto di farlo, lo facciamo. Noè vuol dire riposo, vuol dire... È quello che ogni cristiano dovrebbe fare quando capisce quello che Gesù ha detto sulla croce. Tutto è compiuto. Invece la religione ti dice sempre devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare più, fai sempre qualcosa di più. Non ti puoi mai fermare. Nel tabernacolo di Mosè, che rappresenta la legge, non c'era una sedia. Perché la legge non ti fa mai sedere. C'hai sempre un'altra preghiera da fare, un'altra penitenza da fare, altri soldi da dare, un altro digiuno da fare, un altro viaggio da andare a visitare qualche cosa. C'è sempre qualcosa da fare. E invece Cristo cosa dice la Bibbia che ha fatto? Appena è entrato in cielo, alla destra del Padre, si è seduto. Pronti? 1, 2, 3, tutti insieme. È bello o no? Diciamo Noè, 1, 2, 3. Noè! Ok, riposo. Ma Noè trovò grazia e agli occhi del Signore. Oh, adesso, guardate un attimo. Cos'è l'unica cosa nel corpo umano che riflette quello che ha davanti? Gli occhi. Noè ha visto se stesso negli occhi del Signore. Ecco perché ha capito la grazia. Lì ha trovato la grazia, perché ha visto come Dio lo vedeva e non come gli altri lo vedevano. Non come la sua famiglia lo vedeva, non come lui stesso si poteva vedere, ma ha visto come Dio lo vedeva. Ecco perché ha trovato grazia. Lamech visse 182 anni, generò un figlio. Ho messo questo soltanto per farvi capire che Noè sapeva che il diluvio sarebbe venuto, lo sapeva perché Dio gliel'aveva detto, ma aveva avuto quasi 500 anni di tempo con il bisnonno Lamech, Metusalemme, scusate, Enoch, Metusalemme, Lamech, e l'ultimo è Noè. Metusalemme ha vissuto 969 anni. Eh.
e gli pose il nome di Noè dicendo: questo ci consolerà. Stesso verbo, nam, sospirare con compassione. Vi ricordate prima? Questo ragazzo ci consolerà nella nostra opera e dalla fatica delle nostre mani cagionata dal suolo che l'Eterno ha maledetto. Statemi a sentire. Quando Adamo ha peccato, Dio non ha detto: uomo sei maledetto. Ha detto: in quanto hai peccato, il suolo è maledetto. Perché? Perché Dio aveva già benedetto Adamo e lui non cambia idea. Alleluia. Non fa un passo indietro, dice: ragazzi, Michele, Gabriele, scusate, ma ho sbagliato. No, qui no, hanno peccato troppo, qui bisogna togliergli la grazia, bisogna togliergli la salvezza, bisogna in qualche modo dobbiamo... No, lui non cambia idea. Il suolo è maledetto, quindi tutto quello che esce dal suolo, ecco perché il tuo corpo muore, perché è uscito dal suolo che Dio aveva maledetto. Ecco perché quando, se tu non stai dietro al giardino, cosa cresce? Rose, petunie e garofani? No, cosa cresce? Erbacce! Perché il suolo è maledetto. Ecco perché ci sono le malattie, perché c'è la maledizione, perché, ecco perché devi lottare, ecco perché devi fare tante cose, perché intorno a te non c'è la benedizione, il suolo è stato maledetto, è una lotta continua per poter ricevere da Dio quello che lui ha fatto su Adamo, che lo ha benedetto. E quando ci consolerà dal suolo che l'Eterno... Quindi sta dicendo Noè, il riposo, questo ragazzo rappresenta la grazia, e questa è la prima volta che la parola grazia appare. La grazia, la parola en, è formata dal... vi sto bruciando i circuiti, ma non vi preoccupate, che poi venite, prego per voi, okay. Infogliamo le mani. No, io ci sono i predicatori cecchini che hanno una pallottola, un versetto, un concetto, e poi ci sono quelli come me che invece sono mafiosi con la lupara, no? E qualcosa arriva, ok? La parola grazia nell'ebraico originale è la parola en, che è formata da due lettere, hey e nun. Le lettere nell'ebraico, ogni lettera è rappresentata da un'immagine, perché Dio deve usare delle immagini per parlare. L'ebraico originale, come nel resto anche l'ebraico moderno che si rilega a quello originale, ogni lettera è un'immagine, perché il cervello dell'uomo non pensa in lettere, pensa in immagini. Esempio, cane. Chi di voi ha visto C-A-N-E? Cosa avete visto? Chi ha visto un barboncino? Chi ha visto un bassotto? Chi ha visto un pastore tedesco? Chi ha visto un pastore olandese? Chi ha visto un pastore italiano? Chi ha visto un pastore... Ognuno pensiamo in immagini. Ecco perché la parola di Dio è creata con immagini, perché sono solo le immagini che, quando si legano insieme, dicono a te una cosa diversa di quello che dicono a me. La stessa scrittura dice a te una cosa diversa che dice a me, perché sennò sarebbe un libro morto, sarebbe come il Corano che dice a tutti di fare la stessa cosa. Ma io ho un passato diverso, un presente diverso e un futuro diverso, quindi come fa a dire a me la stessa cosa che dice a te? Attraverso le immagini. E dentro queste immagini, nella parola, c'è quello che la Bibbia chiama lo spirito di rivelazione. È quando tu leggi la scrittura, senti la voce di Dio che dice a te una cosa diversa di quella che dice a me. Ecco perché non leggere mai la lettera. Apri sempre le porte del tuo cuore alla rivelazione di Dio. Benedetto sei tu, Simone di Giovanni, perché carne e sangue non ti hanno detto questo, ma mio Padre te lo ha rivelato che è nei cieli. Rivelazione. Ok? Quindi, la lettera EI è un uomo con le braccia alzate, che vuol dire respiro, rivelazione, spirito. Ognuna di queste lettere rappresenta in sé una parola. Respiro, rivelazione, spirito. La parola NUN, la lettera NUN è seme, che vuol dire riproduzione, discendenza, ad infinito. La parola grazia, il respiro che continua per sempre. Il respiro che continua per sempre, lo spirito, è quando Dio dice, e dentro di te entra Ruach Haim, lo spirito della vita che non si spegnerà mai. Quello è la parola grazia. Ok, il valore numerico en è H è 5, Nun è 50. Ogni lettera nell'alfabeto ebraico ha un valore numerico. En 55, grazia su grazia.
Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, Giovanni 1,16. Quindi, praticamente, cosa vuol dire? Cosa c'è di diverso? Adesso voi pensavate che io avessi finito, invece adesso incominciamo, ok? Pronti? Cosa c'è di diverso? C'è un Dio diverso. Come si fa qui? Tornare indietro. Boh. Ok, niente. C'è un Dio diverso. Il nostro è un Dio diverso, come vi ho detto prima. All'inizio dei tempi, cosa è successo? L'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dall'albero la conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, per certo morirai. Interessante, in parentesi, la parola liberamente è la parola akal, che è una parola un po' maleducata, perché vuol dire abbuffati. Come si dice abbuffati in calabrese? Abbuffati. Abbuffati. Vedi che parlo calabrese. Abbuffati proprio. Sai cosa stava dicendo Dio? Stava dicendo: se tu mangi abbastanza, se ti abbuffi del buono, non avrai voglia di mangiare il cattivo. Gli ha detto Adamo: abbuffati di tutti gli alberi che vuoi, che così quando il serpente arriverà con sta mela, tu gli dirai: no grazie, ho mangiato abbastanza. Che è la chiave della grazia. Quando tu sei pieno della bontà di Dio, avviene il diavolo a darti la tentazione: no grazie, sono pieno della bontà di Dio, sono pieno dell'amore di Dio, sono pieno del perdono di Dio, sono pieno della grazia di Dio, non ho bisogno di mangiare nient'altro. Sì. Amen. Quindi un Dio normale cosa avrebbe fatto? Quando invece Adamo, la prima cosa che ha fatto, è andato proprio a mangiare da quell'albero che non doveva mangiare, un Dio normale cosa avrebbe fatto? Lo avrebbe probabilmente fulminato. È vero o no? Tu prova a fare qualcosa di sbagliato con Allah, che meno male che Allah noi siamo a casa. Però attenzione, attenzione che Allah sta arrivando a casa, eh? Tenete gli occhi aperti che Allah sta arrivando a casa. Provate a non fare quello che dice Allah. Cosa succede? Provate a non fare quello, che dice Vishnu, la dea della distruzione degli Hindu. Provate a non fare quello che il Dio religioso dei cristiani ti dice di fare e tu non lo fai. Cosa fai? All'inferno. Perché quello è il Dio normale, il Dio religioso. Il nostro Dio invece cosa ha fatto? Ha creato un agnello. Alleluia. Dio Signore fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Ha fatto pagare l'agnello al peccato di Adamo. Ma quale altro Dio? Ma chi altro? Tutti gli altri avevano detto: ah sì, ovvero, vieni a casa. E Adamo, no, invece Dio cosa fa? Sacrifica, immola, la Bibbia ci dice nel libro dell'Apocalisse che l'agnello di Dio venne immolato prima della fondazione del mondo, immola l'agnello che è se stesso impersonificato, giusto? Sappiamo che Giovanni dice nel suo Vangelo, il giorno dopo Giovanni vince Gesù, viene all'incontro e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi è se stesso, Dio ha pagato con la sua vita, noi lo sappiamo questo, ma sto cercando di farvi capire il concetto della grazia. Dio ha pagato con la sua vita il nostro debito. E quando io parlo della grazia, purtroppo ci sono tante chiese che non sono disposte, non tanto le chiese quanto i capo chiesa, che non sono disposte ad accettare questo messaggio di liberazione, e mi dicono una cosa, mi dicono: sì Marchio, è vero, Dio è amore e bontà, ma è anche giustizia. Ok, pensate un attimo: c'è un peccato da pagare, lo ha pagato Gesù, adesso arrivo io e Dio mi dice: devi pagarlo anche tu. È giusto quello? No, l'ha già pagato Gesù. La giustizia è proprio in quello: il peccato è stato tolto dall'agnello di Dio. Quella è la giustizia di Dio. È giusto che tu non paghi perché è già stato pagato.
Sarebbe giusto pagare due volte la rata della macchina? No. No, sarebbe giusto pagare due volte l'affitto della casa? No, non è giusto. La giustizia è: qualcuno ha pagato, non c'è più debito. Avete perso un'occasione bellissima per gridare amen! Allora, il miracolo diverso. In Luca 2,12 la Bibbia ci parla dell'annuncio degli angeli ai pastori, di un bambino che è nato in una mangiatoia. È un bambino, non un principe. Dio diverso. Tutti gli altri dei arrivano sul cavallo bianco alato, no? Con le trombe. Arriverà un'altra volta, ma la prima volta è venuto come un bambino in una mangiatoia. La mangiatoia, non il trono. I pastori, non i religiosi. La normalità, non lo sfoggio. L'angelo ha detto ai pastori: e voi vedrete un segno, vi sarà dato un segno. Quella parola segno, la parola miracolo, voi vi sarà dato un miracolo. Quale miracolo? Troverete un bambino in una mangiatoia, fasciato con le fasce. Ma che miracolo è? Non è un miracolo. È una cosa che fa parte della vita, perché Gesù non è venuto a essere diverso, è venuto a essere come noi. Non è venuto a sfoggiare, non è che levitava sulla culla, no, con le luci di dietro che facevano questo è Dio, questo è Dio, questo è Dio. No, era un bambino fasciato in fasce come tutti gli altri bambini, che piangeva come tutti gli altri bambini, nella culla, tutto tranquillo, faceva la stessa cosa che facevano gli altri, naturalmente. Il prediletto diverso, chi era il prediletto di Dio? Davide. Era un bugiardo, era un adultero, era un assassino, era un traditore, era un venduto. Ed era il prediletto di Dio. Perché? Perché nel cuore di Davide c'era sempre quel grido che diceva: non voglio la tua giustizia, voglio la tua misericordia, perché io ti amo, tu sei il mio pastore, tu sei la mia vita, tu sei... E tutte le volte Dio... Però cos'è successo? Il peccato di Davide gli è costato il futuro, perché il peccato ti costa. Il salario del peccato è la morte, non scappi, ma sono le conseguenze qui sulla terra, le conseguenze fisiche. La tua relazione con Dio, una volta che sei figlio, figlio sei, figlio resti. Alleluia. Chi di voi ha figli? Come fanno i vostri figli a smettere di essere vostri figli? No, ma vanno all'anagrafe e cambiano nome. Potranno anche cambiare il nome, ma il DNA non lo possono cambiare. Quello che mamma e papà hanno fatto rimarrà sempre quello che mamma e papà hanno fatto. Non potrai mai sfigliarti da tuo padre e tua madre. Figlio sei e figlio resti. E quella è la chiave, la bellezza, l'incredibile riposo della grazia. Quando tu sai che figlio sono e figlio resto. Può darsi che sono un figlio cattivo, può darsi che sono un figlio ribelle, può darsi anche che sono un figlio peccatore, ma se sono figlio, figlio sono e figlio resto. Luca 15, la storia del figlio prodigo. Ok, il nome di Davide voleva dire amato, il tocco diverso. Quando Gesù scese dalla montagna, una grande folla lo seguiva, ecco, un lebbroso si avvicina, si inginocchia davanti a lui, adorandolo in prova: Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Gesù tocca l'uomo e gli dice: sì, lo voglio, sì, guarite. Subito la lebbra scomparve. Vi ricordate nel Vecchio Testamento cosa succedeva quando una persona toccava un lebbroso? Diventava impuro. Gesù lo fa apposta per far vedere nel Nuovo Testamento, quando la grazia tocca un peccatore, è il peccatore che diventa puro. Non la grazia che diventa impura. Nel Vecchio Testamento Gesù sarebbe dovuto togliersi di torno, perché il lebbroso avrebbe dovuto dire: impuro, impuro, impuro. Dovevano stare a 10 metri di distanza da qualsiasi persona, perché se per caso lo tocchi diventi impuro, e per 3 giorni tutta la purificazione, eccetera eccetera. Nel Nuovo Testamento no. Nel Vecchio Testamento, se la morte tocca la vita, la vita muore. Nel Nuovo Testamento, se la vita tocca la morte,
la vita vive. Amen. La reazione è diversa, la storia della pecora, vi ricordate la centesima pecora che Gesù racconta in Luca 15, che il pastore lascia le 99 per andare a prendere la centesima? Un Dio normale cosa avrebbe detto? Appena trovo sta pecora che mi ha fatto perdere tutto sto tempo, una bastonata in testa non gliela dà nessuno. Ma è possibile, te l'ho detto 50 volte, che non devi bere quella roba, che non devi iniettarti quella roba, che non devi andare a guardare quella roba. Lo sai che vai a finire nel fosso, lo sai che è un peccato, non lo devi fare. No. Non Gesù. Gesù dice, è andato a cercarla, ha lasciato le 99, è andato a cercarla. Quando l'ha trovata? Ha gioito così tanto che se l'è caricata sulle spalle, l'ha portata a casa, ha fatto una festa, ha chiamato tutti i suoi amici e gioite con me, rallegratevi perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Come ha fatto la pecora a pentirsi? Cosa ha fatto? Mi pento. Perdono. No, si è lasciata salvare. Avete mai provato a mettervi una pecora sulla schiena? Io sì. Partano di quei calcioni, ragazzi, che ti tolgono. No, non riesci a. Cioè, devi farle del male o devi legarla per poterla caricare sulle spalle. Non puoi lasciarla. Ma qualsiasi animale. Provate a prendere un cane grosso e a caricarlo sulla schiena. Vediamo un po' quello che succede. Addio orecchie. No, si è lasciata salvare, ecco come si è pentita. Ecco il ravvedimento, qual è? Il ravvedimento è quello, sono perso, hai ragione, salvami, grazie, amen. Semplicemente, grazie. Ah. La parola diversa, Efesini 2, 1, 3, Paolo dice, voi eravate una manica di peccatori, figli del diavolo, dello spirito di disobbedienza che anche adesso... Una lista lunga così, due versi con una, due versetti con una lista lunghissima di peccati degli Efesini. E un Dio normale avrebbe detto, ma adesso che vi siete pentiti, o adesso che avete cambiato, o adesso che avete smesso di fare quello che facevate, no, ma il Dio diverso cosa dice? Ma Dio, che ci ha amati così tanto, in quanto ci ha amati così tanto, ci ha perdonati. Ma Dio, l'iniziativa è di Dio. Quindi la chiave diversa, Giovanni 21, e la storia è, ho finito, siete contenti? Sto andando come un treno, ragazzi, ma va bene. Comunque tutti questi concetti sono nel mio libro Semplicemente Grazia e tanti di più. Giovanni 21, chi è che, mettiamola così, normalmente qual è il peccato che non può essere perdonato? E cosa vuol dire? Cioè se uno tira giù un moccolo all'inferno? Non credo. Cosa vuol dire? Cos'è? Come lo traduciamo in qualcosa che possiamo assaggiare? È il rinnego dello spirito della grazia. Quando lo scrittore della lettera agli ebrei, in Ebrei 6, dice avete insultato lo spirito della grazia, che non vuol dire perdere la salvezza, comprate il libro e vedete cos'è. Quindi il rinnego di Cristo, se tu rinneghi Cristo, allora basta, non c'è più salvezza. Qual è la persona che ha rinnegato Cristo nella Bibbia? Pietro? No. Giuda non l'ha rinnegato. Giuda si è rifiutato di accettare il perdono di Cristo, perché fino alla fine Giuda, dopo aver fatto quello che aveva fatto sulla via che va dal Monte degli Ulivi giù a Gerusalemme, io ci sono stato, ho visto il posto dove dicono che sia successo, Gesù si è fermato davanti a Giuda e gli ha chiesto: cosa vuoi, amico? Sapete cosa vuol dire nella cultura ebraica quello? Vuol dire: la porta del mio cuore è ancora aperta per te, amico. Non ti ho scacciato, non ti ho condannato.
è ancora aperta, amico. Quando dici amico vuol dire sono ancora disposto a perdonarti, sono ancora disposto ad accettarti. E Gesù dice: cosa vuoi da me, amico? E Giuda lo bacia. E in quel momento rifiuta l'offerta della grazia, che è l'unica cosa che ti può mandare all'inferno. Pam, 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 pam. L'unica cosa, non il peccato, perché il peccato, l'agnello di Dio, ha tolto. Quindi il peccato, se è stato tolto, vuol dire che non influenza più il tuo destino. Il tuo destino può essere influenzato soltanto... Oh, la tua condizione sulla terra ci puoi contare. Tu vai a guardare la pornografia e vedrai che il tuo matrimonio muore, la tua virilità muore, il tuo senso di dignità muore. Tu vai a iniettarti la roba nelle vene, vedrai che il tuo corpo muore, vedrai che... Vai a rubare qualcosa, vedrai che vai in galera, basta che non sei un politico. Se sei un politico non ci vai, non è questo un importo. Ma qualcosa muore, perché il salario del peccato è la morte, su questa terra. Ma se il tuo peccato è stato tolto dall'agnello, come dice la parola di Dio, vuol dire che il tuo peccato non ha più influenza sul tuo futuro eterno. Quello che devi fare è accettare quello che Dio ti offre, che è la grazia. Se non l'accetti, come ha fatto Giuda, purtroppo tutti quelli che vanno all'inferno, statemi a sentire, faccio una dichiarazione che vi sconvolgerà la vita. Tutti quelli che vanno all'inferno ci vanno da perdonati. Perché in Cristo, in Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti risorgono. Perché Dio ha in Cristo riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. 2 Corinzi 5,19. Non imputandogli i loro peccati. Ma Dio, Efesini 5, ma Dio, che è pieno d'amore, ricco d'amore, per il suo amore con il quale lui ci ha amato, vi ha perdonato tutti i peccati, le trasgressioni. Il peccato è stato perdonato. Se lo accetti. Se accetti la grazia di Dio. Se non lo accetti, te lo tieni. Ma sono affari tuoi. Non dà la colpa a Dio, perché Dio vuole che tu vai in paradiso, ed è per quello che ha messo Cristo sulla croce. Ma cosa ce l'ha messo a fare se poi è così difficile andare in paradiso? Come ha fatto una cosa così incredibilmente enorme di dare la sua vita, di diventare uomo? Dio, che vi rendete conto, uscite fuori un attimino, andate a guardare le stelle, quello che ha fatto papà. È lui che ha messo 100 miliardi di galassie nel cielo. È colui che ha creato le stelle, colui che ha messo le galassie nel cielo, si è fatto uomo, Filippesi 2, si è fatto uomo, è diventato uomo per poter dare la sua vita per ognuno di noi. E poi ci fa la vita difficile per poter ricavare i benefici di quello che ha fatto, ma siamo impazziti. Quella è la religione. Quella è ancora la menzogna del diavolo che ha detto ad Adamo: se vuoi essere come Dio, devi fare qualcosa, mangiati sta pera. È la stessa cosa, non è cambiato niente. Il diavolo viene da te e dice: vuoi essere accettato da Dio, comportati bene. Se non ti comporti bene, Dio non ti accetta. Se non ti penti, Dio non ti accetta. Se non fai questa preghiera, Dio non ti accetta. Se non fai in qualche modo, non fai questo e quell'altro, Dio non ti accetta. No, io quando ho dato la mia vita a Dio, gli ho detto: non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. 2 febbraio 1982, 11:30 di sera nel mio bagno a Johannesburg in Sudafrica. Non mi sono pentito, non ho chiesto scusa, non ho fatto niente di quello che la religione dice deve essere fatto. Eppure dite che ha funzionato? Certo. Io dico che ha funzionato. Non perché io ho ingaggiato la mia fede, mi sono pentito abbastanza, che poi c'è sempre quel... Il livello del quanto ti devi pentire, no? Cosa c'è? Un manometro? Cioè, no, non sei pentito, no, quasi ci eri arrivato, però non sei proprio. Siamo impazziti. No, tutto quanto è stato fatto da Dio, l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo, tutto quello che ti chiede di fare, di crederci. E il momento che ci credi, lo Spirito della grazia entra dentro di te, non lo chiamiamo lo Spirito Santo, e ricomincia a cambiarti dal di dentro al di fuori. La religione ti dice: prima cambia e poi forse ti puoi unire a noi. La grazia dice: unisciti a me, che poi a cambiarti ci penso io. Amen.
Amen. Quindi, stavo dicendo, Giovanni 21. Ma solo un'ora e mezza, dai, non è tanto. È sabato sera. Vabbè, adesso vi lascio andare. Due minuti. Giovanni 21, Pietro lo ha tradito, Pietro lo ha rinnegato tre volte più una. Perché? Perché la terza volta la Bibbia ci dice che Gesù si è voltato a guardarlo. Quindi immaginatevi come Pietro, che ha appena tirato giù un paio di moccoli alla pescatore, dicendo non lo conosco, Gesù lo guarda con la faccia sanguinante, la corona di spine, la faccia spaccata col sangue che gli cola, distrutto e maciato, distrutto dalle botte dei romani e delle guardie del tempio, lo guarda e io sono convinto che sorride e gli dice: non ti preoccupare Pietro, te l'avevo detto che mi avresti tradito. No Marchio, ho deluso Dio. Come fai a deludere un essere eterno? Lui sapeva già quello che avresti fatto, quello che farai domani, dopodomani, fra un anno, fra un mese, fra 10 anni, lo sa già, l'ha inchiodato sulla croce. Come fai a deluderlo? È eterno, lui sa tutto. Ogni peccato che hai fatto dall'inizio dei tempi alla fine dei tempi l'ha inchiodato sulla croce e Gesù ha pagato. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Quindi Pietro lo tradisce, si trovano sul lago di Genazaret. Gesù arriva, è lì che sta facendo, ha un fuoco acceso. Perché? Perché vuole ricordare a Pietro: ti ricordi il fuoco nel campo dove tu mi hai tradito? Ecco, adesso c'è un altro fuoco e vediamo un po' quello che succede. Arriva la barca con i discepoli, la Bibbia dice che vedono il fuoco, Gesù dice: ragazzi, avete pescato niente? Loro dicono: no, non abbiamo preso niente tutta la notte. Ciò che è buttare la rete dall'altra parte li piglierete. Giovanni dice: è il Signore. Pietro, che era nudo, si copre e si butta nell'acqua. Perché? Perché quando tu ti senti svergognato, ti nascondi. Vi ricordate cosa ha fatto Adamo? Ho sentito che venivi e ho avuto paura e mi sono nascosto perché ero nudo. La stessa cosa fa Pietro. Quando tu senti di aver perso la tua protezione di comportamento, che hai sbagliato, che hai fatto qualcosa, che hai peccato, ti nascondi da Dio invece di andare da Lui a dire: ho sbagliato, Gesù perdonami, papà perdonami, ho sbagliato. E anche Pietro si copre e si butta in acqua per sparire, per allontanarsi da Gesù. Loro buttano la rete, tirano su 153 pesci. Vi siete mai chiesti perché 153? Io mi faccio le domande: perché non tanti pesci? Perché non 155, non 170, non 200? Perché non più o meno? No, 153, perché 1 rappresenta Echad, io, 5 è la grazia, 3 è la divinità, la trinità, io, Dio, ti ho perdonato. Ed è un messaggio che Gesù dà a Pietro quando tira su questi 153 pesci. E c'è tutta una storia bellissima sulla rete che non si rompe. Ogni parola che è nella Bibbia ha un significato. Non leggete mai la Bibbia senza andare a scavare. La rete non si rompe. Perché? Perché l'altra rete che ha usato Pietro prima, quella volta quando lui invece cercava di fare le cose da solo, quella si è rotta. Ok. Quindi Gesù gli dice: Pietro, mi ami? E usa una parola che è impossibile per l'uomo. È la parola agapao. Pietro, mi agapao? In altre parole, Pietro, mi dai quell'amore che non richiede niente in cambio? Pietro, mi dai l'amore di patto? Pietro, mi dai l'amore divino? Grazie, frate. Non si può aprire un po', no? Voi non avete caldo, no? No. Ok, no, voi non avete caldo. Sono io, scusatemi. E quindi usa questa parola di agapao, che vuol dire che è l'amore di Dio, l'amore di patto, l'amore che non richiede niente in cambio. E ognuno di noi, a parte una qualità particolare dell'uomo, che di solito viene trovato nella donna, che è l'amore per i figli. La mamma soprattutto, il figlio può fare praticamente quello che vuole, può distruggere la famiglia, però la mamma rimane sempre quell'amore che non richiede niente in cambio, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e quello è riflettiamo. Ma se no, ognuno di noi è un egoista, con la moglie, con gli amici, con tutti. Amiamo se riceviamo qualcosa in cambio. Se non lo riceviamo, amiamo per una settimana,
due, un mese, due mesi, un anno, ma prima o poi, amore mio, oh, datti una sveglia, perché sennò... E Gesù gli dice, Pietro, mi agapao? E Pietro gli dice, Signore, lo sai che io ti fileo? Fileo la parola... Nella Bibbia italiana sono tutte le stesse parole, ma nella Bibbia greca, nel linguaggio originale, sono due parole diverse. Agapao, l'amore di Dio, l'amore che non richiede niente in cambio. Fileo, l'amore dell'uomo. L'amore che dice, ok, ti voglio bene perché? Perché tu mi fai star bene, perché stiamo bene insieme, perché sei bella, perché quello che sia. E Pietro gli dice, sì Signore, sai che io ti fileo. E Gesù gli dice, ok, vai a pascere i miei agnelli. Poi la seconda volta gli chiede, Pietro, mi agapao. E Pietro gli dice, Signore, io lo sai che io ti fileo. E qui adesso state a vedere. E Gesù prima di chiedergli quello gli dice, Pietro, mi ami più di questi? E noi abbiamo sempre pensato che Gesù gli dicesse, mi ami più degli altri discepoli, vero? E invece non è così. La parola questi è la parola touton, che è una parola neutra. Primo perché non credo che Gesù abbia una scaletta di amori. Allora, tu mi ami più di Tommaso, mi ami meno, ma meno di Giovanni. E secondo perché questa storia è del Vangelo di Giovanni. E Giovanni e Pietro avevano una certa... E non erano proprio due amici. Nei tre Vangeli, Marco, Matteo e Luca, si dice uno tagliò l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Nel Vangelo di Giovanni è stato Simon Pietro, perché Giovanni e Pietro non andavano d'accordo. Quindi proprio nel Vangelo di Giovanni che ci può essere la possibilità che Pietro dice sì, ti amo più io di lui. Non credo. No, touton è una parola neutra che parla dei pesci. Gesù gli stava dicendo, Pietro, mi ami per quello che sono o per quello che posso fare per te? E la domanda è la stessa che fa a noi. Ma state a sentire, perché di solito noi diciamo, ecco, vedi, allora noi dobbiamo amarlo, agapao. Due volte agapao. La terza volta la grazia di Dio interviene. Gesù scende dall'agapao di Dio al fileo dell'uomo e per la terza volta gli dice, Pietro, mi fileo? E Pietro gli dice, sì Signore, lo sai che ti fileo. E Gesù scende e dice, io accetto anche che tu mi ami per quello che posso fare per te. Questa è la grazia di Dio. Accetto anche che tu mi ami solo se rispondo alle tue preghiere. Accetto anche che tu mi ami anche se magari non preghi ogni giorno. Anche se magari io accetto che mi ami in qualsiasi modo, basta che mi ami. Il grido di Gesù è Pietro, Giovanni, Carmelo, Maria, Tina, Rachele, mi ami? Mario, mi ami? Anna, mi ami? Ranieri, mi ami? Quello è il grido di Dio, non è sarà meglio che vi comportate bene perché no, il grido di Dio è il grido di Salomone quando bussa alla porta della Shunammita. Lui è il proprietario della casa, ma bussa alla porta e chiede permesso di entrare. E la Shunammita gli dice, no, guarda, sono già a letto, sono stanca, vai a fare un giro. Vai. E lui che è il proprietario di casa si va a fare un giro. E Apocalisse 3:20 dice, sto alla porta del tuo cuore, Gusso. Lui che ha creato il tuo cuore, lui che ha creato il tuo corpo, lui che ti dà il respiro, lui che in questo momento il tuo cuore fa pum 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 pum, perché lui decide che il tuo cuore debba fare pum 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 pum. Lui ti chiede il permesso di entrare nel tuo cuore. Questa è la bellezza della grazia. Datemi un minuto. Promesso. Un minuto, voglio leggervi una storia. Sì, grazie. Voglio anche la luce. È luce fu. Avete mica visto i miei occhiali, no? La giacca. Un taschino. Brava sorella, brava. Ok, fermatevi un attimino, state a sentire questa. Questa è una delle mie parabole. Sentite, c'è un incontro incredibilmente bello tra Gesù, rappresentante di Dio, e una peccatrice che rappresenta me, che rappresenta te. Si svolge intorno a un antico pozzo scavato da un patriarca giudeo in un anonimo villaggio nell'ovest della Giordania, in terra di Israele. Permettetemi di raccontarvi la sua storia. Il sole era impietosamente caldo a Sicar quel giorno. Del resto a mezzogiorno il sole è implacabile dappertutto in Samaria.
Adina aveva scelto di attingere l'acqua a quest'ora impossibile perché francamente ne aveva abbastanza del sarcasmo delle altre donne ogni volta che si recava al pozzo. Sei ancora sposata con il quarto o stai già con il sesto? No, il sesto è ancora in prova. Scommetto che durerà solo un paio di mesi, come tutti gli altri del resto, eh? Non hai molti anniversari di matrimonio da festeggiare, Adina? Ogni frecciata portava gli aculei velenosi della derisione. Giorno dopo giorno, a volte lanciando insulti, altre volte pietre, ma sempre facendo tanto, tanto male. Sì, lei era stata sposata 5 volte, e l'uomo con cui viveva in quel momento, beh, diciamo che ci stava insieme. Ecco perché aveva incominciato ad attingere l'acqua nell'ora più calda del giorno. Così almeno non avrebbe incontrato nessuno. Ma un momento, chi era quell'uomo seduto sull'orlo del pozzo? Sembrava senz'altro un giudeo. Salve, potresti darmi da bere, per favore? Ma non lo sa, signore, che lei non può parlare con me. Io sono una donna samaritana. Eh sì, effettivamente me ne ero accorto. Ma io ho sete e non ho nulla per attingere l'acqua. Per favore, dammi da bere. Ma lei è un giudeo e i giudei non vogliono avere nulla a che fare con quelli come me. Sai una cosa? Se tu solo sapessi con che giudeo stai parlando, tu stessa mi avresti chiesto da bere e io te l'avrei dato volentieri. Ti avrei fatto un regalo molto speciale, l'acqua della vita. Ok, disse lei inclinando la testa, mi parli di questa sua acqua della vita. La storia continua con Gesù che le svela delicatamente la vergogna del suo passato, il vuoto del suo presente e il suo futuro privo di speranza, però senza alcuna durezza, rimprovero o condanna. Meravigliata da quell'uomo che non l'ha giudicata, malgrado conoscesse tutto di lei, Adina fa ritorno al suo villaggio e racconta coraggiosamente a tutti quello che le è successo. Sono in molti ad ascoltare il suo entusiastico racconto e correre a vedere quest'uomo di cui lei parla. Gesù viene invitato a fermarsi presso la comunità samaritana per qualche giorno e accetta con un sorriso. L'armonia regna. La storia si chiude con il sole che cala alla fine della giornata su un gruppo di persone appagate e molto felici. Morale? Le poche, semplici parole dette alla donna da Gesù a proposito dell'acqua che lui avrebbe potuto darle se solo le l'avesse chiesta. Ricordi? Se tu me l'avessi chiesta, io te l'avrei data. Questa, caro amico, è la semplicità della grazia. Se noi gliela chiediamo, lui ce la dà. Gesù non l'ha spinta a pentirsi, non ha insistito per farla confessare, non le ha fatto pressioni perché cambiasse, sposasse il suo compagno, chiedesse scusa o facesse penitenza, no. Lui ha semplicemente detto alla donna, che rappresenta me, che rappresenta te, se tu vuoi la mia acqua di vita, tutto ciò che devi fare è chiedere e io te la darò. Il mio consiglio finale, amico mio, chiedi, non è così difficile, semplicemente grazie. Amen. Vogliamo chiedere. Ce l'hai si suoi bangeli. Unless we go into the world.
the people everywhere. Let them know they have a Savior. There is hope in every prayer. Give them bread and living water for their hunger and their thirst. Take the gospel to the ends of the earth. God loved the world so much that He gave His only Son, that all who believe in Him will be saved. There is hope in every prayer. Give them bread and living water for their hunger and their thirst. Take the gospel to the ends of the earth. Let them know they have a Savior. There is hope in every prayer. Give them bread and living water for their hunger and their thirst. Take the gospel to the ends of the earth. 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 Yeah.